anni hanno lottato per un treno veloce che li collegasse al resto del paese. Non credo se prima non vedo o non tocco. In questo caso, seguitemi, io il treno lo tocco, quindi c'è e posso dire che ci credo. In via sperimentale, ecco, quella frase lì deve sparire. Questo treno deve essere permanente, anzi noi, i cittadini della costa ionica, abbiamo subito un danno per 7 anni circa, per cui questo treno ha un ritardo di 7 anni. Marco Le Fosse per la CNews 24.